trekking, ovvero passeggiate solitamente su sentieri di montagna. E qui a Viggianello, nel Parco Nazionale del Pollino, diventa acqua trekking. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Should I stay or should I go? If you say that you are mine. Gigi, guida acqua trekking. Raccontaci di cosa si tratta. Si tratta di una passeggiata in acqua controcorrente con queste speciali tute munite di stivali che servono proprio per affrontare e vivere l'ambiente acquatico restando sempre asciutto. Ma da cosa è nata questa idea? L'idea nasce 5 anni fa da un gruppo di ragazzi di Viggianello che nel ripulire un sentiero dovevano attraversare il fiume e quindi hanno indossato queste tute e hanno avuto subito una sensazione di refrigerio e benessere e hanno pensato perché non farla diventare un'attività outdoor a tutti gli effetti. Senti, ma è pericoloso? Possono farlo tutti, anche bambini? È alla portata di tutti, abbiamo 2 percorsi, uno facile e uno difficile, uno denominato easy, uno denominato canyon, ed è comunque alla portata di tutti. Soprattutto si ha la sensazione di stare sempre in mezzo al verde, la natura è la cosa più bella, no? Per i bambini soprattutto. Sì, riescono a vivere la natura proprio a 360 gradi, toccandola con mano, risalendo il fiume, osservando gli alberi, osservando quello che è la microfauna fluviale, con la particolarità di stare freschi ma sempre asciutti. Parco Nazionale del Pollino, l'area protetta più estesa d'Italia, e siamo in compagnia di Adalberto, guida ufficiale del parco, vero? Sì, svolgo la mia professione qui nel Parco Nazionale del Pollino, in modo particolare mi occupo di trekking ed escursioni fino a 2000 metri di quota. Ma oltre al trekking o l'acqua trekking che abbiamo già visto, ci sono altre attività qui, vero? Sì, si possono fare altre attività durante tutto l'anno, in modo particolare offriamo delle passeggiate a stretto contatto con la natura, alla scoperta del simbolo del Parco Nazionale del Pollino che è il pino loricato, e poi possiamo anche accompagnare i turisti nelle nostre aree faunistiche. E poi si possono fare degli incontri un po' insoliti. In modo particolare si possono incontrare degli animali. Chi sono Fiocca e Stella? Fiocca e Stella sono 2 esemplari di cervo che sono presenti all'interno del Parco Nazionale del Pollino. Sono degli animali molto particolari che sono anche, diciamo, in qualche modo abituati alla presenza dei turisti. Nell'area faunistica del cervo basta fischiare gli animali e loro verranno. Vogliamo provarci? Speriamo di essere fortunati. Andiamo.